Ciao Siusi e amici di Italia Slow Tour, siamo in Val di Sole, siamo arrivati in Val di Sole dopo aver già incontrato Alberto Penasa in Val di Rabbi nel nostro precedente tour e siamo nel centro della Val di Sole, esattamente a Malé. Abbiamo scoperto con Alberto che la grandissima Samantha Cristoforetti ha la mamma e il babbo di Malé. Esattamente, Samantha Cristoforetti, pur essendo nata a Milano, ma è solandra, cioè abitante della Val di Sole, figlia di genitori solandri, ed è proprio una cittadina maletana. Allora, Siusi, siamo al Museo della Civiltà Solandra, quindi la civiltà della Val di Sole, con Nicola Pederniana, un cognome molto tipico da queste parti, in particolare in Val di Rabbi. Sì, il Museo della Civiltà Solandra rappresenta bene la società del passato della Val di Sole, ma anche quella odierna, quindi sono qui rappresentati vari aspetti, tra cui il modo di vivere, il modo di lavorare, come si usavano le risorse, e ci sono varie sale dedicate appunto a vari argomenti che poi vedremo. Ciao Siusi, ciao amici di Italia Slow Tour, giornata di sole meravigliosa perché sono i giorni della Candelora, quindi insomma l'inverno sta finendo, il sole splende in Val di Sole, anzi esattamente Val di Rabbi. Parco Nazionale dello Stelvio, ci troviamo con Lorenzo Valenti in località El Coller in Val di Rabbi. Allora ragazzi, questa è una delle cartoline più fotografate del Trentino. Vi facciamo vedere questo attrezzo che è veramente stata una bellissima trovata, Lorenzo, per noi, cioè un mini rampone, un ramponcino comodo comodo che si infila facilmente. Adesso Lorenzo ci fa vedere come. Infilo la punta e infilo la parte posteriore dello scarpone. Basta, fatto. Cascate del Saen. E guardate un po', le cascate si sono ghiacciate nella parte inferiore, un fenomeno veramente molto raro. Ma diciamo che questo inverno, caratterizzato da molta neve, è stato caratterizzato anche da molto freddo, e una cascata come questa, con una grande portata d'acqua, è raro che si congeli così alla base. Allora Siusi, stiamo per iniziare la nostra discesa, sono 40 anni, cioè più o meno quando avevo 5 anni penso di essere stata l'unica volta nella vita su questo slittino, che però nel frattempo è diventato anche più bello pesante, di legno, si guida come gli antichi, che Dio ce la mandi buona, poi quando ci abbiamo proprio che dobbiamo frenare, due piedi a terra e tante care cose. Esatto. E come spiegazione tecnica è perfetta, perfetta, vero? È perfetta. Va bene, quindi facciamo così con le manine, preghierina, ci vediamo a valle, ciao! Io non avevo mai visto un mulino antichissimo in funzione fino al 1986. Questo è il mulino Ruatti. Lungo il Rabies, il fiume che dà il nome alla Val di Rabbi, pensate, nel VII secolo è stato costruito questo mulino, che è stato restaurato di recente, Veronica. Sì, restauro recente, aperto alle visite, ora appunto il Ruatti non produce più, però è appunto aperto alle visite, ai laboratori didattici, e la cosa veramente interessante è che tutti i macchinari sono ancora visibili, in funzione anche. Oggi ultima giornata di sci alpinismo con il nostro Lorenzo Valenti, che ci dimostrerà anche come è importante avere la giusta sensibilità per cambiare anche tecnica a seconda della neve. Ma adesso Lorenzo, godiamoci il panorama. Siamo alla testata della Val di Peio, questa valle che vediamo qua davanti a noi, la Valle del Monte, e qua dietro di te c'è il gruppo montuoso dell'Orto del Cevedale, con 13 cime che superano tutti i 3500 metri.
un posto magico. Marta, Mauro, raccontateci tutto. Dai Marta, dici qualcosa con questa creatura meravigliosa che ci ha fatto compagnia e che ci saluta. Sì, siamo nell'area faunistica di Peio, del Parco Nazionale dello Stelvio, settore trentino. Quest'area faunistica di circa 4 ettari e mezzo è un'area a fini turistici, didattici, ospita cervi e caprioli. Qui siamo vicino al recinto che ospita i cervi. Ladies and gentlemen, è la prima volta che vado in bici sulla neve, un'emozione pazzesca. Grazie fratelli Ravelli, si va ragazzi? Via! Prego! C'è un momento di riflessione importante e doveroso che noi ci siamo voluti concedere a Vermiglio, paese simbolico della Val di Sole, che ospita un museo della guerra, dove ora ci troviamo, e Felice Longhi è il nostro amico di oggi, che è qui per aiutarci a ricordare quello che è successo, la cosiddetta guerra bianca. Il Museo della Guerra di Vermiglio è soltanto una parte, diciamo, del cosiddetto territorio fortificato del Tonale. Una testimonianza attraverso oggetti qui nel museo che raccontano appunto la Grande Guerra, in particolare la Guerra Bianca, ma è un territorio che è costellato di siti che rimandano a questo triste passato.